Superate le 43.000 presenze della scorsa edizione, gli organizzatori della fiera dell'ortofrutta Macfruit che si è svolta nei giorni scorsi a Rimini guardano con favore i numeri dell'ultimo appuntamento. Soprattutto quello che mi fa piacere è che si vede un aumento delle presenze internazionali, perché questa non è una fiera italiana, è la vetrine italiana, ma è rivolta a tutto il mondo, quindi mi fa piacere che si vede, si percepisce tutti questi colori, queste facce, una diversa dalle altre, dimostrano che c'è veramente un'affluenza internazionale in forte crescita. Tante le presenze da paesi africani, protagonisti di questa edizione di Macfruit, in cui esponenti politici italiani dell'Africa hanno siglato una nuova partnership per lo sviluppo dell'agricoltura. Soddisfatto per la partnership rinnovata tra Italia e Africa che è passata attraverso Macfruit. Sì, assolutamente sì, mi fa piacere di poter essere uno strumento, diciamo, delle imprese italiane che vogliono fare il loro business in questo importante continente. Nei padiglioni riminesi è stato annunciato che il simposio internazionale della fragola dopo 32 anni tornerà in Italia nel 2020 e sarà ospitato proprio da Rimini.